Di nuovo il più cordiale ben interconnessi naturalmente col mondo di Spreaker, Spreaker con la K scritto sul vostro motore di ricerca. Stefano Tini, Stapp Radio, naturalmente in diretta, minuto 91esimo, 91esimo minuto, opinioni a confronto, in leggera differita su RDA Radio 1, Roberto De Angelis con la doppia S, e il post Palermo-Roma. Il sottoscritto Roberto De Angelis sta riacquistando le sue sembianze normali, fisiche e vocali. Dopo una, ahimè, amara delusione. Io non lo so se sono troppo funereo io, se ho visto una partita, non lo so che razza di partita ho visto. Così, ciao scudetto, no, sarò poco professionale. Dal di là del vetro mi dicono: no, calmo, moda. No, no, ciao scudetto, diciamocelo chiaramente: sta Roma così non va da nessuna parte. E adesso a pensare all'Empoli di martedì in Coppa Italia. Mi collego subito con Vittorio Bellucci. Vittorio Bellucci, buonasera a te. Buonasera a tutti i radioascoltatori. Insomma, delusione, delusione forte. Ma riusciamo a capirci qualcosa, Vito? Ma io mi comincio a porre dei quesiti, insomma, io la prima domanda che mi sorge spontanea è: ma questi durante la settimana si allenano? Perché sinceramente sono un mese e mezzo che cammina la Roma gioca un tempo, cioè gioca un tempo e non va bene, cioè che fanno durante la settimana? Non lo Perché non è so. possibile, corrono tutti di più rispetto a noi, È tutti. vero. Cioè noi camminiamo in mezzo al campo, noi Il Palermo camminiamo. sulla corsa ci ha dato proprio filo da torcere, Noi camminiamo, ma se noi pensiamo alle ultime gare, la Roma comunque ha vinto a Udine in quel modo. Ha pareggiato con il Sassuolo, ha pareggiato con il Milan, ha pareggiato con la Lazio in quel modo. Oggi questo pareggio, cioè è una Roma che da 5-6 partite, da 5-6 domeniche, cammina. Nel momento più importante della stagione, perché quindi stai giocando tanto del campionato. Io, Roberto, purtroppo io dico che secondo me la Roma non, qui oggi finisce, secondo me è finito oggi. no, Sì, ma come secondo me è Vittorio, finito dammi perché. ancora Vittorio, cortesemente dammi una speranza, però. No, per il campionato no, non te la do. Perché è inutile starci a piangere. Questa è una squadra che non lo merita. Non meritiamo di vincerlo, perché la Juve, mi duole dirlo, la Juve è aiutata dagli arbitri, quello che prepara, ma la Juve è più forte. La Juve è più forte perché? Perché ha una mentalità che noi ce la sogniamo. La Juve non ti regala un tempo. La Juve, se avesse preso il gol a Palermo dopo un minuto, la Juve l'avrebbe presa a pallonate. A pallonate per 89 minuti, a pallonate. Cosa che noi invece sembra che ti fanno un favore. Ti fanno un favore, a me la cosa che dà fastidio di questa squadra è, poi entreremo anche nella parte tecnica, tattica, ma è proprio l'atteggiamento. Te giochi un derby regalando il primo tempo, un derby, la partita. Quindi tu giochi in quel modo. Vai a Napoli, partita fondamentale, e te prendo a pallonate. Oggi, partita che tu devi assolutamente vincere e giochi in questo modo. Ragazzi, Sorrentino non ha fatto una parata. Su Io non mi questo. ricordo una partita, ma se io sbaglio, io non mi ricordo una parata, No, Roberto, no, una no, parata di no, no. Sorrentino. Ecco, perché qualcuno ha detto, sai, ma dice il Palermo era in forma. Io non ho visto sto Palermo così superlativo, ragazzi. Io ho Palermo ha visto. preso 4 gol dalla Fiorentina domenica Sì, ma io ho fa, visto un guarda. Palermo che nel primo tempo ha tentato di tenere il campo, ma con noi che stavamo proprio distratti, fuori fase, fuori forma, ci riuscivano tutti. Nel secondo tempo è calato e Iachini è stato astuto a tentare solo di spezzare il gioco. Dopo l'1-1 ha pensato a coprirsi e a fare qualche gioco di rimessa perché un punto contro la Roma per loro è oro. Certo, ma a me sembra che da un po' di tempo a sta parte tutte le squadre che incontriamo stanno in forma. Perché non siamo in forma noi? Allora ritorno a dire, che fanno questi durante la settimana? Si allenano? Giocano? Giocano a briscola, che ne so. Perché il Milan, che con noi ha pareggiato, poi il rigore c'era, non c'era, ma insomma anche lì non è che la Roma ha fatto questa grande gara, finì 0-0. Il Milan poi ha perso in casa col Sassuolo, ha pareggiato a Torino, cioè. E con noi sembrava una squadra in grandissima forma. Non va bene. Io questa è una stagione che, attenzione, questa è una stagione che purtroppo, lo dico adesso, può diventare fallimentare se non cambia un atteggiamento. Fallimentare perché comunque tu sei uscito al primo turno di Champions, hai preso 7 gol dal Bayern Monaco, che quella comunque è una disfatta che rimarrà nella stagione. Comunque tu stai cedendo un campionato, tu lo stai cedendo.
perché la Juventus, se vince domani come dovrebbe vincere, ti fa 5 punti, ci cominciano a essere due partite. La Juve due partite è dura, che sbaglia due partite. Domenica tu vai a Firenze e non te la mandano certo a regalare subito. No, no, assolutamente. Ma se tu giochi così a Firenze perdi, perché la Fiorentina è più forte del Palermo, eh. Se tu giochi come già hai giocato oggi e il primo tempo anche con la Lazio, tu la perdi la partita a Firenze, e la Juve rigioca in casa con il Chievo. Cioè noi rischiamo di stare a 8-9 punti alla prossima partita dalla Juventus, se parliamo di scudetto. E qua io ti dico anche una cosa, io direi al signor Garcia, fossi la società, gli direi, mister, forse la deve far finita di parlare di scudetto il giorno prima, perché lei, mi sembra che da quando Garcia ha parlato di scudetto, fateci caso, da quando ha detto noi vinceremo lo scudetto, c'è stata un'involuzione. Sì, è vero. Vittorio? Presuntuosa, sì, mi sì, senti? Sì, adesso sì. Presuntuosa, una squadra presuntuosa. Poi purtroppo bisogna cominciare a parlare di alcuni giocatori, perché qua bisogna cominciare a dire, oggi prima della partita mi aspettavo i Turbe, era ora di vedere i Turbe, cioè questo comincia veramente, insomma possiamo cominciare a dire che forse è un'operazione sbagliata i Turbe o ancora no? 28 milioni di euro per un giocatore come i Turbe forse è un'operazione sbagliata? Possiamo cominciare a dirlo, non essere antiromanisti, è cominciare qualche a vedere volta le cose. Si sbaglia pure operazione di mercato, no? Sì, è un'operazione che forse quei 28 milioni di euro andavano spesi in un altro ruolo o su un altro giocatore forse. E oltre a quello, insomma, destro, a parte il gol, a me oggi non è piaciuto, a parte il gol, comunque il suo l'ha fatto, alla fine l'ha butta dentro, però a me non è piaciuto. Però il limite grosso di questa Roma io credo sia proprio questo i Turbi a questo momento, perché veramente è un la Roma gioca senza i Turbi. Gioca senza i Turbe e purtroppo poi l'assenza di Jorginho è fondamentale. Oggi Robè, a noi ci ha salvato il grande De Santis, tanto criticato, tanto fatto. Sì, l'avevo criticato anche io, è vero. Ti salva, perché con la Lazio fa quella parata al 90esimo con Klose e oggi ti salva il 3-2 su Dybala. Sono due partite che salva De Santis, quindi pensiamo anche a questo. Insomma, io la Roma contro Lazio e contro Palermo ha fatto 3 tiri in porta, ha fatto 3 gol, perché né Marchetti né Sorrentino hanno effettuato una parata. Quindi purtroppo io dico è finita, non per dare speranza, perché non lo meritiamo, cioè non lo meritiamo lo scudetto, dai. Poi può succedere che domani la Juve perde, non ci credo neanche se lo vedo, però non lo meritiamo. Potrebbe però succedere, mi sta scrivendo Emilio in questo istante, come siete funeri si può ancora riprendere e recuperare, la crisi ce la stiamo passando noi adesso, se la potranno passare pure quelli della Juventus tra qualche tempo. Guarda, noi sono 3 anni che aspettiamo questa crisi della Juventus, non è questione di crisi, è questione di mentalità, perché non è neanche, sai, la crisi è questione di mentalità, è tutto lì il problema. La Juve comunque ha una mentalità diversa dalla nostra, forse perché è più abituata a vincere, perché è una squadra che ha i tifosi molto più freddi, meno passionali, quindi forse è più facile, non ci sono le radio, non c'è tante cose, però noi magari vinciamo 3 partite consecutive e diventano tutti fenomeni, i giocatori più forti del mondo, e questi si montano la testa, quindi a Torino questo non succede. La Juventus può avere la crisi, sono 3 anni che aspettiamo questa crisi della Juventus, io non ci credo più alla crisi della Juventus, non ci credo più, perché è una squadra che purtroppo continua a dire è superiore a noi. Greta, non avete il coraggio di dire che il componente fuori fase non sono i giocatori ma è mister Garcia che deve rifare le valigie e andarsene in Francia? Beh, oddio, questo è un po' troppo però, Cioè, mandarlo via adesso mi sembra esagerato. È un allenatore in grande confusione, questo sì, io da un po' che lo dico, è un allenatore che gioca sempre allo stesso modo, è un allenatore che non cambia mai modulo, le squadre avversarie ormai l'hanno capito, avete visto anche il Palermo, Roberto, che fanno ormai le squadre avversarie? Ti vengono a aggredire vicino al portiere, tutti ormai lo fanno, lo hanno capito sì, chiaramente hanno preso le contromisure, Vittorio, certo. Non è possibile sempre agire di sorpresa o che gli avversari ti lasciano andare, hanno capito il gioco e hanno preso le contromisure, sono professionisti tutti, no? Bravissimo, e allora qui un allenatore capace dovrebbe cambiare modulo,
dovrebbe inventarsi qualcosa. E poi una domanda, Roberto, ma ripeto, io può darsi anche che stia dicendo delle eresie, quindi domando a te e ai nostri ascoltatori, perché io può darsi pure che ho visto una partita diversa, ma la Roma perché non tira mai in porta dai 20 metri? Ma perché noi dobbiamo arrivare in porta col pallone? Cioè, capita molto spesso che la Roma fa dei frasigi al limite dell'area di rigore, senza che nessuno prova a tirare, mai. Sì, è vero. Concordo. Cioè, io, ok, il gioco di Garcia, questo, direi proprio ai giocatori, non tirate? Perché oggi sono capitati due o tre palloni, uno clamoroso su Strootman, al primo tempo, una palla che rimbalzava al limite dell'area, l'aveva sul destro, lui ha cercato il triangolo con Jajic e gliel'ha data troppo lunga. Cioè, ma prova la pezza, prova il tiro. Non avessimo poi i giocatori che non hanno il tiro. Pjanic, Strootman, ok, oggi non c'era, ma Nainggolan ha il tiro, De Rossi comunque tira. Cioè, abbiamo i centrocampisti che dai 20-25 metri hanno la botta. Ma perché non provarci qualche volta? Sì, sono d'accordissimo. Sono d'accordissimo, solo che vedo una squadra che è svuotata dentro, non è anche a livello fisico, approccio mentale, come dici te, però io vedo una squadra svuotata anche a livello psicologico. Che cosa c'è nella testa dei giocatori durante i primi 45 minuti? Perché può succedere l'emozione del derby, sai, il derby è una partita al di fuori di ogni logica, la stracittadina è quello che ti pare e piace, ma sinceramente dopo adesso basta, dopo il derby tu devi rinascere, devi risuscitare, devi risorgere, e questo non c'è stato assolutamente stasera. No, ma non c'è stato stasera, poi il primo tempo è stato regalato oggi con la Lazio, con il Sassuolo, perdevamo 2-0, l'errore di De Santis, quello che volete, poi comunque perdevi 2-0, cioè noi il primo tempo lo regaliamo agli avversari. Quindi l'approccio, e quindi qui forse entra anche l'allenatore, parlando di scudetto ogni volta che prima della partita. C'è ora che l'allenatore deve cominciare a dire, come Mourinho. Mourinho dice, io ho una squadra di mezze, lo si può dire? Sì, dai. Di mezze seghe, perché anche se poi nella sua rosa c'ha Fabregas, Diego Costa, quindi questi devono solo che combattere. Io oggi mi è capitato di vedere Swansea-Chelsea, un pezzettino, e il Chelsea ha vinto 4-0 a fuori casa, a 5 minuti alla fine sul 4-0 il Chelsea aveva rallentato, giustamente Mourinho si è alzato dalla panchina avvelenato. Sì, sembra come se stavano ancora sullo 0-0, addirittura sì, stessero perdendo, è vero? Sì, chiedendo ai giocatori avvelenato di continuare a giocare fino alla fine. Vittorio, noi regaliamo i tempi sullo 0-0, noi vediamo una squadra che è morbida. Esatto. Morbida. Vittorio, in chat c'è un tuo omonimo, e pensate che posso dare manforte a questo ragionamento, perché nel momento che stavo vedendo Empoli-Inter ho cambiato su Fox Sport e alla fine ho lasciato sulla partita del campionato estero spagnolo, perché Empoli e Inter erano a dir poco ridicole, tutto il campionato è ridicolo, anche le due capoliste, non siamo degni di un miglior calcio europeo. È vero, sono d'accordo, guarda, tranne io credo che la Juventus sia una spanna superiore. Eh sì, spanna superiore, però poi quando toppi queste partite, Vittorio? Allora, un attimo solo che si è perso il collegamento con Vittorio Bellucci, ci riproviamo subito a ricontattarlo, vediamo un po', un attimo, questo è anche il bello della diretta, stavamo con Vittorio Bellucci commentando il post Palermo-Roma, speriamo che Bellucci sia raggiungibile. Vediamo un attimo, sì adesso sì, un attimo solo. Allora, ripristinato mi dicono dalla regia, grazie a Stefano Tini, molto gentile, il collegamento con Vittorio Bellucci, a un certo punto è risparito Vittorio. Io vi sentivo però. No, noi non tornava neanche la diretta, quindi... Quindi dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti al... Vabbè, comunque no, è un calcio rimasti... italiano, è un calcio italiano in grande crisi, perché il calcio italiano rispetto al calcio soprattutto anglosassone, che secondo me comunque è il calcio più bello d'Europa, anche se non ci sono le squadre più forti, perché le squadre più forti sono in Germania e in Spagna, Bayern Monaco, Real Madrid, Barcellona, però il calcio più bello è quello anglosassone. Perché? Perché per 90 minuti corrono come pazzi, non si fermano mai. Noi, vedi, il calcio italiano vanno a due all'ora, tutti. Ma non va bene questo, che sta succedendo? Un'involuzione, che c'è che non va? Ma è perché noi siamo molto tattici, noi abbiamo paura di giocare le partite. Cioè, hai fatto caso oggi, no? La Roma pareggi quella partita,
uno pari, anche con un po' di fortuna, perché il gol destro non si sa neanche come la prende, la butta dentro. Siamo al 13°, 14° del secondo tempo. Una squadra con vigore, con rabbia, quei 30 minuti, che cosa fa? Ma ti mette lì e comincia a correre veramente con il coltello in mezzo ai denti, no? Giusto. Ti chiude. E invece ho visto una Roma che... Io mi aspettavo, dico, cavolo, adesso la vinciamo. Manca mezz'ora, la vinciamo. Non abbiamo fatto più un tiro in porta. A me è quello che fa male. Esatto, anche perché il risultato lo avevi recuperato, oltretutto. Certo. Seppure sì, con un'azione da fermo l'avevi recuperato, giusto? Ma cioè, tu hai preso gol al primo minuto. Primo minuto, hai avuto 90 minuti per recuperare questa partita e provare a vincerla. In 90 minuti contro il Palermo di Morganella, che tra l'altro è un discreto giocatore, contro il Palermo di Velotti, contro il Palermo di Riguni, cioè contro, cioè, io mi ci metto, guarda, poi mi avveleno, contro il Palermo di una squadra mediocre, tu hai fatto un tiro in porta. Ma neanche, perché il gol di destro non è neanche un tiro, non si sa. Qua va là. Non hai fatto un tiro in porta, non siamo riusciti a fare una parata al Sorrentino. Vittorio, un attimo, vediamo che dovremmo avere un amico che si chiama Marco da Palermo, vediamo un po'. Marco, ci sei? Ho capito chi stanno applaudendo, Marco non ci sente. Stefano, dobbiamo riprovare, torniamo a Vittorio. Sto notando qui nelle varie fonti d'agenzia che la curva ospite, quindi la curva giallorossa che stava lì a Renzo Barbera di Palermo, ha contestato immensamente Mattia Destro. Ma che cosa dobbiamo chiedere a questo ragazzo? Di diventare Pelé Maradona oppure di fare dignitosamente il suo ruolo e il suo apporto di gioco? Perché in finale il gol l'ha fatto il centravanti, sì, quello deve fare, no? Ma no, ma adesso noi purtroppo abbiamo preso di... Questo è un altro grosso limite che abbiamo rispetto alla Juventus. Questo è un altro grosso limite che abbiamo. Perché? Perché noi contestiamo Destro perché ormai ci è diventato antipatico. Non si sa per quale motivo. Noi quando prendiamo l'antipatia a un giocatore può essere anche forte, però mentre quelli simpatici magari sono anche scarsi, li perdoniamo tutto. Perché i turbe in questo momento va contestato molto di più rispetto a Destro. Certo, sono d'accordissimo con te, vero? Certo, tu comunque hai preso un giocatore, ci hai puntato, siamo a metà stagione, avrà fatto un gol, ci ha avuto l'infortunio, ha fatto un gol e ha avuto molte più occasioni di Destro, di turbe, molte di più. Purtroppo a Roma siamo così, ma ci sono tanti casi di giocatori che magari giocavano bene e sono diventati antipatici per qualche cosa, per una frase, per un atteggiamento, che poi insomma sono stati costretti ad andare via. Questo è un altro limite. Lorenzo, ti chiedo scusa ogni tanto se ti interrompo, perché come arriva un messaggio, fai bene, fai lo bene. Voglio leggere, perché ce ne sono certi purtroppo che non si possono leggere, credimi, sono bollenti al massimo. Però Lorenzo ha detto, credo. Vi ho ascoltato anche oggi pomeriggio, allora pure voi non prendete un pallino, vabbè, ha scritto un'altra cosa, diciamo non ci prendete ogni tanto perché avete detto che Somma non era all'altezza della situazione, anziché snaturare Florenzi a terzino, mettere Paredes che era spaesato, dovevamo giocare con Somma, terzino e Florenzi al centrocampo fin dal primo minuto, che sarebbe cambiato? Secondo me nulla, però nulla. Tutto può essere. Vedi, uno vede il calcio sempre in modo diverso, a me Paredes è piaciuto, secondo me è una nota positiva della Roma. Secondo me, perché giocare in una gara l'esordio, perché possiamo dire l'esordio anche se aveva giocato qualche minuto, fare in una Roma così brutta, trovarsi in mezzo a centrocampo in una Roma così brutta ed essere alla fine uno dei migliori, diciamo uno dei meno peggio della Roma, secondo me è molto positivo, è un giocatore su cui puntare, sono convinto che Paredes potrà essere un giocatore importante, nel suo piccolo l'ha dimostrato. Il problema della Roma oggi non è stato Paredes, assolutamente, insomma, non è stato Florenzi a destra, assolutamente, i problemi sono altri, i problemi, ripeto, sono una condizione fisica, psicologica, una squadra che ha i turbe che non c'è, non c'è più quel gioco, non vediamo una squadra quasi impaurita delle volte, non tiriamo mai in porta, nessuno si assume questa responsabilità, i problemi sono altri, non è certo Somma, Florenzi, eccetera, eccetera, per esempio anche quel Verde, che quando è entrato, nella sua confusione è un ragazzo che ha dimostrato di avere qualche numero, poi certo è del 96, la domanda però che mi faccio, Roberto, è questa:
Sanabria. Sì. Che fine ha fatto? Non lo so. Cioè io ti posso assicurare una cosa, Roberto. Io ho qualcuno a Trigoria che mi dice che questo durante gli allenamenti è fortissimo. È fortissimo. Vittorio, un attimo, salutiamo Bruno Bellucci. Wow! Che ha pure condiviso il post della nostra intervista in diretta sul tuo canale di Facebook. Quindi Bruno, ciao, buonasera a te, ben rivisto, anche se solo virtualmente, se non visivamente. Mamma mia, quanti ricordi con Bruno Bellucci. Lo so, direttamente, l'ho sentito, però è stato un nome. Sì, io l'ho sentito a fine primo tempo ed era amareggiato. Anche lui ha detto, io ho chiesto di dammi un aggettivo. Questa Roma, lui ha detto, io non lo trovo. Ma, perdonami, amareggiati, che ore so, si può dire, sì, o incazzati, perché... Ma è tutte e due, guarda, purtroppo sai che succede, Roberto, che la cosa brutta è questa, forse questa è la cosa drammatica a livello sportivo, che questa Roma più passa il tempo e più ci fa incazzare di meno, perché pian pianino ci stiamo amareggiando, stiamo vedendo una squadra che si sta sfaldando, a cominciare dal timone, da Garcia, che non riesce più a dare... Per esempio, prima tu stavi parlando dei fischi a destra, no? Sì. Vi ricordate Conte con Giovinco? Conte, quando Giovinco fu fischiato, Conte urlò verso i propri tifosi, abbracciando Giovinco, vergogna, vergogna, e si mise contro tutti, Conte. Stefania, poi sarà antipatico, però... sarà quello che vi pare, sì. Però è uno che ci mette del suo in mezzo a campo. Invece Garcia quest'anno io non lo vedo... Non lo vedo in grandissima confusione, lo vedo veramente in grandissima confusione, sbaglia tante cose. Io oggi per esempio Maicon l'avrei messo prima, magari a pezzi, quello che vi pare, però l'avrei provato prima Maicon. Quando stai sull'uno pari, magari pareggi, in quel momento lo butti dentro proprio per dare la carica alla squadra, per far capire alla squadra a livello psicologico, bisogna vincere sta partita, proviamoci a vincerla questa partita. Invece lo vedo lì che continua questo gioco fatto di semi passaggi orizzontali, che prima di arrivare in porta passa un quarto d'ora e non si tira mai in porta. C'è una Roma che sinceramente comincia, a me personalmente mi comincia ad annoiare. Io vedo la Roma e mi annoio, perché dico, ma in porta quando tiriamo? Quando ci andiamo in porta? Sì. Purtroppo è la tremenda verità questa. Stefania Dall'Alberone ci manda un salutissimo, vuole salutare Vittorio Bellucci e dice: non volendo avete ripristinato quello che accadeva, non so se puoi dire il nome della radio, ma certo che lo posso dire, Stefania, stai tranquilla, quello che accadeva a Power Station tanti anni fa, quando finita la partita Patrizio Polifroni, il direttore della radio Power Station, chiamava Vittorio Bellucci per un commento. Abbiamo, non volendo, ricomposto un po' quell'atmosfera, riportata qui su Stapp Radio, Stefano Tini Stapp Radio, e poi su Roberto De Angelis con la doppia S RDA Radio 1. Beh, oddio, è una marcord, però insomma, che ci fa fare bei ricordi e soprattutto ci fa ben sperare per il futuro, perché grazie a queste innovazioni tecnologiche e grazie a queste strutture, questa in particolare Stapp Radio messa a disposizione dal direttore Stefano Tini, noi possiamo continuare a parlare di attualità, di tante cose, in questo particolare frangente della nostra carissima amata Roma, no Vittorio? Sì, poi è un argomento che insomma ci dà tanto, no? Perché comunque sì, ecco, la Roma ci dà, oggi ci addolora, ci dà tristezza, ci fa incazzare, come hai detto tu, però insomma ci abbiamo sempre l'orgoglio di essere romanisti, e questo sempre, cioè sempre e comunque sempre forza Roma fino alla fine. Cioè io poi non entro uno di quelli che domani si nasconderà, insomma, ecco, come sto dicendo adesso alcune cose che possono essere anche pesanti, perché riconosco che forse la squadra che ci sta sopra ci è superiore dal punto di vista della mentalità, forse a noi manca ancora qualcosa, sì, per arrivare, vero, a quel livello, e questo mi dispiace. Io non so, Roberto, se ti ricordi, circa un mese fa, forse in un momento anche migliore della Roma, io ti dissi l'obiettivo numero uno è l'Europa League. Perché secondo me la Roma è campionata, lo dissi un mese fa io, e perché tant'è avevo questa sensazione che la Roma alla lunga potesse cedere, proprio a livello di mentalità. Però vedendo questa Roma, attenzione, perché se noi giochiamo a due all'ora, come abbiamo fatto oggi, come facciamo con la Lazio, con
squadre tipo anche il Feyenoord, squadre olandesi in Olanda che vanno a 300, perché vanno a 300 lì, lì vanno a 300, perché il calcio olandese, inglese, questi noi rischiamo di prendere 4 gol pure col Feyenoord, cioè, parliamoci chiari, perché il calcio di oggi, il 90, no, 90 no, ma il 40%, 50% del calcio è fisico, è velocità, è rapidità. Se noi entriamo con questa flemma, con la prosopopea di pensare, ah, ma noi siamo la Roma, siamo i più forti, siamo superiori e cominciamo a farti i giochettini, c'è il Feyenoord che fa 4 gol. Riccardo Dalla Cassia, un salutissimo a voi due, un salutissimo a tutta la redazione di questa La Roma di Stap Radio RDA Radio 1, però vi voglio fare un rimprovero, prego, se è civile non ci sono problemi, carissimo Riccardo, non chiedere scusa, l'importante è scrivere garbati e civili, noi accettiamo tutte le critiche e le proteste. Avete fatto fuoco e fiamme affinché Totti sedesse in panchina, che cosa è cambiato? Nulla, forse con Totti un lampo nel buio sarebbe arrivato pure nel primo tempo. Guarda, Riccardo mi ha detto si chiama, sì, no? Riccardo. Riccardo, allora, sono contento che ci segui. Abbiamo fatto poche fiamme con Totti in panchina, però Totti a tutto campo. Perché poi noi dicevamo sempre ci serve una punta lì in mezzo. Continuo a dire che se Totti giocasse nell'area di rigore avversaria, allora secondo me Totti tutta la vita. Io non voglio più vedere Francesco Totti rincorrere gli avversari. Non voglio più vedere Francesco Totti nella nostra metà campo che deve illuminare il gioco, perché lì dovremmo avere Pjanic a fare quello, se no si pestano anche i piedi. A me piacerebbe vedere Totti nell'area di rigore avversaria, basta, a 38 anni, non me ne frega nulla se a fine partita Totti non è sudato, lo voglio fresco, perché davanti alla porta deve buttare la palla dentro. A me piacerebbe vedere quel Totti. Simona, in quel caso Totti sempre. Simona, pure lei dalla zona dell'Alberone, io sono innamoratissima di Destro, a parte come uomo ma come giocatore, però da stasera comincio ad avere qualche dubbio che questo ragazzo possa rimanere nella nostra magica squadra, perché lo vediamo avulso dal gioco e dalla manovra. Allora Simona, la prima risposta te la do io. Se non gioca con continuità e frequenza, è chiaro che è avulso e lontano dai ritmi di gioco della squadra. Poi stasera di che ritmi di gioco della squadra giallorossa vogliamo parlare? Secondo me, e se non ho capito male anche secondo Vittorio Bellucci, Destro è stato uno dei meno negativi nella compagine giallorossa. Perché alla fine ha fatto il gol, cioè un pallone gli è capitato e l'ha buttata dentro, quindi è quello il lavoro suo. Poi però anche lui purtroppo è un giocatore che sta dimostrando di avere dei grossi limiti dal punto di vista tecnico, molte volte sbaglia il passaggio, lo stop, eccetera, e soprattutto dei limiti dal punto di vista caratteriale, perché anche da lui io mi aspetto quella cattiveria in più in area di rigore, perché ha comunque un fisico che è un armadio, quindi io mi aspetto comunque da lui una cattiveria in più anche lì davanti, questo sì. Poi guarda, io dire che Destro sia un grande giocatore, insomma, mi sembra ancora un po' troppo azzardato. Dico anche perché non lo è. È un buon giocatore. Non lo è, perché è stato un giocatore grande nel Siena, dove tutti giocavano per lui. Nelle piccole squadre ha già dimostrato il suo valore. È passato ad una grande, a un grande team, a una grande squadra, e mostra tutti i suoi limiti per il momento. Certo, io però ecco, io faccio una domanda a Simona e chi ci sta ascoltando. Fantamercato, faresti uno scambio con il Palermo di Bala Destro? Io subito, senza pensarci un attimo. Addirittura. E non parliamo di Higuain, stiamo parlando di un ragazzo, subito. Ragazzi, di Bala è forte. Ma nel Bala è forte. Vittorio, scusami, ti faccio un attimo da contraltare. Allora, tu dici di Bala forte nel Palermo, lo prenderei subito. Con lo stesso ragionamento, noi l'anno scorso siamo stati appresso a Iturbe perché nel Verona era l'elemento in più, la nota in più. È venuto qui e io non lo so, Iturbe si è smontato, Iturbe ha problemi, hanno tentato di ridargli pure il gioco che aveva nel Verona. Iturbe non c'è, io ritengo, può darsi pure che mi sbagli io, che non c'è con la testa, non riesce a comprendere bene il clima della città e del calcio con la maglia giallorossa addosso. Per cui Dybala adesso a Palermo sta facendo il mostro, Dybala è superiore, Dybala ha qualcosa in più rispetto agli altri compagni del Palermo. Viene qui a Roma, tu pensi che Dybala sia lo stesso che vedremo a Palermo nel corso e nel proseguimento del campionato? Io ho l'impressione, Roberto, che abbiamo di fronte un grosso campione,
ho questa impressione, questa sensazione, perché mi sembra un ragazzo, anche il fisico così longilineo, piccolino, brevilineo, comunque tecnicamente è forte, perché insomma fa delle cose con il pallone tra i piedi, è forte veramente. Guarda, io posso dirti che quando la Roma presi Turbe mi sono preso qua i vaffa un po' da tantissima gente, perché io fui l'unico a dire che non ci facevamo niente, e tutti quanti ma no, e io spingevo per una punta, dico questi 30 milioni andiamo a prendere una punta centrale, perché sulle fasce siamo coperti, gli Aic, Gervinho, Florenzi, io pensavo, sai che cosa dicevo, prendiamo Cerci, che ci costava 10-12 milioni di euro a quel tempo, che non era così un buon giocatore, e gli altri tutti su una punta. Io speravo in Martinez, non dico Cavani perché era impossibile, io dicevo prendiamo Martinez e Cerci con quasi gli stessi soldi, alla fine erano 10 milioni di euro in più. Secondo Monica, può darsi che la partita di questa sera dia la scossa a tutta la società, e colui che risiede negli Stati Uniti d'America alza un telefono e dice basta con padrini vari e madrine varie, adesso si cambia registro, si prende un attaccante, un terzino e un centrocampista e gioca chi sta più in forma, chi è più bravo e chi è più giovane, basta con i favoritismi verso certi personaggi dell'ambiente giallorosso. Poi vedi, tante volte, no? La nostra chat è un piccolissimo esempio, ci mancherebbe altro, però rispetto a un mese fa, quando Virgilio pure disse Totti deve cominciare a capire di stare fermo e di giocare soltanto nei momenti topici, ci fu un'ovazione popolare contraria, ci fu un sollevamento di chat, ma veramente notevole, che siamo rimasti allibiti pure noi qui in redazione. Sono passati 2 mesi dalle prime dichiarazioni di Virgilio e poi dalle tue, si cominciano a vedere le crepe, perché prima giù le mani da Totti, guai a chi tocca Totti, sciacquatevi la bocca se parlate di Totti, oggi si comincia a parlare di un uomo, di un campione chiaramente, ma di un uomo che ha 38 anni e si dovrebbe cominciare a fare da parte. Allora io ti dico per assurdo che se Jackson Martinez fosse acquistabile subito, si dovrebbe prendere e gioca dal primo minuto, sarà lui il centravanti della magari. Roma. Porca miseria. Non so se hai letto l'intervista che ha fatto Jackson Martinez qualche giorno fa, dicendo chiaramente attenzione, ci sono delle squadre che mi stanno cercando, non ha fatto nome ovviamente, ma io dico subito che dove vado, io devo giocare, se no rimango qui. Quindi lui l'ha fatto, io sono convinto che quell'intervista era rivolta proprio alla Roma, ha detto a me mi si dovete prendere, se io vengo a Roma gioco, Totti o non Totti, anche se oggi il problema non è Francesco Totti, perché oggi ha giocato 10 minuti, insomma. Cioè, quindi non facciamo gli antitotti sempre, perché insomma sembra, perché io non sono un antitotti assolutamente, ma nemmeno io, ci mancherebbe altro, perché se Francesco Totti, ripeto, io continuo a dire, se giocasse in area di rigore, io sono convinto che Totti sia ancora molto più forte di tanti giocatori che giocano in Serie A in quel ruolo. Quindi poi se invece pretendiamo da Totti, o lui pretende da se stesso che deve fare 30 km a partita e prendere il pallone a tre quarti campo e far cominciare l'orazione, allora lì non ci siamo. I problemi, ecco, sono di una Roma che deve prendere assolutamente un attaccante centrale, un attaccante forte, poi se destro dovrà andare via, se si sacrificherà destro, si sacrificherà destro, ma bisogna prendere un attaccante forte, e un attaccante che ti fa fare il salto di qualità. Perché in questo momento comunque la Roma ha una rosa buona, non è una grande rosa, è una rosa buona, e bisogna far fare il salto di qualità a questa squadra. Il salto di qualità lo fai con chi? Con un grande giocatore, e i grandi giocatori sono, i nomi si sanno, insomma, no? Il Cavani, il sì, Falcao, sì, Higuain, e questi. Gianpiero dalla zona di Marino, ma perché vi scordate che avevamo il centrocampo titolare fuori, De Rossi, Nainggolan, Keita sta in Africa? Queste sono seconde scelte, sono riserve, non possono tenere testa ai titolari. Allora, su qualcuno hai pure ragione, carissimo Giampiero, che ci scrivi da Marino, ma su altri, perché Strootman, Pjanic, poi ecco, insomma, Pjanic ha giocato.
Ma io mi meraviglio in prima persona anche del signor Pjanic, perché io da Pjanic sono abituato a vedere partite maestose, partite sopra le righe, che dà un qualcosina in più, dà un qualcosina in più alla squadra. E la sua involuzione di stasera l'ho visto pure quando ha calciato quella punizione, perché quando ci è andato Totti dico oddio, la deve tirare sempre Totti. Quando ho visto che ci andava Pjanic mi ero quasi rincuorato, che dico sai, o ci prova direttamente e fa gol, oppure per permette alla squadra, insomma, di tentare di fare il gol. Invece quella punizione non è riuscita ad abbassarsi. Quindi ma, è un malessere. Roberto, stai toccando un tasto fondamentale di questa stagione. Io ci sarei arrivato tra poco con te. Ce ne parliamo di Turbe, ed è vero, ma è di destro. Ragazzi, Pjanic quest'anno sta facendo una stagione pessima. Pessima. È una stagione pessima di Pjanic. Cioè, noi oggi, quest'anno, ci aspettavamo il salto di qualità da Pjanic, invece Pjanic quest'anno sta giocando malissimo, cioè è stato determinante in un paio di partite, ma poi insomma è un giocatore che sembra come tutti gli altri, e noi da Pjanic, che lo conosciamo, ci aspettiamo molto molto di più. Quindi quest'anno secondo me il vero, la vera, è come si può dire, il peso nella bilancia, no? Che si sta passando per noi è proprio Pjanic lì a centrocampo, perché ecco, il problema principale quest'anno della Roma, io sono convinto di questo, è Pjanic a centrocampo, perché non è più il giocatore di prima. Quest'anno ha un'involuzione incredibile, un giocatore che, ma già prima ti dicevo, il tiro in porta, cioè io ricordo l'anno scorso Pjanic provare i tiri dai 25-30 metri anche in giocando, quest'anno non lo vedo mai usare, cioè rischiare la giocata. Pjanic prova da Pjanic, vedo che fa il passaggio a 10 metri, 5 metri, tocca il pallone, non lo vedo rischiare, e da Pjanic mi aspetto molto ma molto di più. Io adesso come adesso, se l'anno prossimo dovessimo, io mi auguro di no, ma se l'anno prossimo la Roma, come fa tutti gli anni, dovesse sacrificare un giocatore per comprare poi altri, io dovessi scegliere, io sceglierei Pjanic. Vabbè, ma non è che sei amareggiato troppo da queste ultime partite, Vittorio, perché rinunciare a Pjanic significa rinunciare a gran parte del centrocampo giallorosso, perché se recuperassimo Strootman come la buona stella, come i buoni carismi comandano, Strootman a Pjanic, noi abbiamo un asse di centrocampo che non è secondo a nessuno, anzi che non sarebbe secondo a nessuno. Potrebbe essere che sia anche un'involuzione passeggera dovuto ai carichi di lavoro che il preparatore atletico ha fatto svolgere ai ragazzi, o no? Lo so, ma comincia a essere un po' troppo tempo, però è troppo tempo, cioè ripeto, se hanno fatto questa scelta hanno sbagliato, perché questo è il momento cruciale della stagione, eh? Cioè allontanarsi adesso dalla Juventus potrebbe essere fatale in questo momento della stagione, perché poi arriverà, ecco, arriva la Coppa Italia, arriva la Europa League, arrivano tante partite, quindi in questo momento per poi recuperare 8-9 punti alla Juventus diventa quasi impossibile, quindi credo che sia sbagliato. Il problema di Pjanic è un problema caratteriale, cioè da lui mi aspetto molto di più, ma purtroppo adesso Pjanic sono 4 anni che è a Roma, 3-4 anni sicuramente, è un giocatore discontinuo. Cioè, è un giocatore, come hai detto tu prima, un giocatore che magari ti fa le due partite da 8, che fa vedere che è un fenomeno, che quanto vale, e poi magari per 3-4 partite sparisce. A noi ci serve continuità, perché magari è preferibile prendere un giocatore inferiore dal punto di vista tecnico, che però ti dà quella continuità per tutto l'anno, da 6,5, 7, sempre, tu sai che lui è quello e ti dà quello. Magari questo forse la Roma dovrebbe cominciare a pensare, perché la Roma ha molti giocatori discontinui. Secondo Alex è necessario subito, senza ripensamenti, prendere un terzino destro giovane, pimpante, frizzante, che sappia correre sulla fascia e cominciare a spostare Maicon come il Milan fece negli ultimi anni con Pendolino Cafu. Ce lo ricordiamo tutti, alla fine Cafu faceva solo l'ala destra, non faceva più andate e ritorno dalla sua area all'attacco avversario. Secondo Alex, Maicon dovrebbe essere cominciato a utilizzare come Cafu nel Milan, e il terzino destro deve essere un terzino di ruolo italiano o straniero che però sappia coprire dignitosamente quel ruolo. Sai che questa è una cosa che io avevo pensato, Roberto, durante la partita, invece di fare entrare Verde
magari provare Maicon al posto di Turpe. L'avevo pensata sta cosa, dico magari sai con quella possenza fisica nei quei 20-30 metri poteva provarci Garcia, ma anche su questo lui è molto schematico Garcia, fateci caso, lui fa sempre gli stessi sì, cambi. Sì, difatti diciamo... sono rabbrividito, dicendo così un eufemismo, quando ho visto che ha fatto entrare Verde, perché noi abbiamo sempre detto sui giovani, pure oggi pomeriggio, sui giovani sì. Questo non punta, entra Verde, com'è possibile questo? Allora, probabilmente per entrare Verde tutti gli altri, a parte quelli infortunati e quelli squalificati, stavano letteralmente a pezzi però. Sì, sì, per forza, però ecco, non era la partita per Verde oggi. Oggi Garcia, anche se ripeto, Verde non ha giocato male, qualche cosetta ha provato a farla, però non è la partita oggi, non era oggi la partita di Verde. La partita oggi era fondamentale, quindi magari era preferibile provare Maicon da quella parte, oppure rischiare anche cambiare modulo. Cioè, io continuo a ribattermi su questa cosa, cioè, non è possibile giocare sempre allo stesso modo. Cioè, allora è come gli scacchi, no? Io levo l'esterno e devo mettere in esterno, io levo, no, delle volte, raga, ma un grande allenatore che si chiama Carlo Ancelotti, che è il numero uno in questo momento perché lo deve vincere tutto, è vero che ha sempre lavorato con grandi squadre, ma comunque è un grandissimo anche come uomo. Carlo Ancelotti prese Pirlo, che lo facevano giocare tutti a trequartista, no? Disse no, tu me te metti davanti la difesa e mi giochi da centrale di centrocampo, e Pirlo è diventato il numero uno al mondo per 10 anni in quel ruolo. Cioè bisogna anche provare qualche cosa di diverso una volta, no? Provaci. Cioè, invece lui fa sempre le stesse cose. Se tu guardi la Juventus l'anno scorso, quando ha dovuto fare a meno di Pirlo, si è inventato Marchisio in quel ruolo, e nonostante Marchisio fosse recalcitrante ad accettare quella posizione, poi alla fine è stato il suo sviluppo, anche una sua maturazione in più. Qui, come dici te, è tutto schematico, a posto di X quello, a posto di Y quell'altro, se non c'è quello c'è quell'altro, se no c'è la terza scelta. Gli stessi cambi, fateci caso, no? Sì, gli Aic, o c'è Gervinho, toglie gli Aic, entra Gervinho, viceversa, Totti destro, sempre gli stessi cambi. Noi abbiamo dei giocatori che stanno a Roma a fare turisti. Io oggi ripeto, non era in panchina Xanabria, devo capire che cosa c'ha, però entra Verde, spero, e Xanabria non gioca, a quel punto mi chiedo che l'abbiamo presa a fa? Che sta facendo? C'è l'Arsenal dietro che lo vuole. Ok, perdiamo pure lui, poi magari un giorno ci morderemo i gomiti perché magari abbiamo lasciato andare un grande giocatore, la stessa cosa con Cervai, eccetera, eccetera. Quindi la stessa cosa con Romagnoli, perché continua a dire che un errore enorme è stato quello di mandarlo via Romagnoli, perché sarebbe stato utile. Noi tante volte diciamo, ecco, a destra, a sinistra, Romagnoli sapeva fare il terzino sinistro, sapeva fare il terzino destro. Ma come destro. No, come è no? Un giocatore che sta dimostrando che può fare tanti ruoli anche con la Sampdoria in difesa. Quindi lui dovrebbe ogni tanto provare a cambiare modulo. Ci sta scrivendo Eleonora. Eleonora, io questo messaggio non è che non lo leggo perché ho paura di esprimere il tuo pensiero, anche perché scrivendo in chat, soprattutto nella chat privata, i messaggi rimangono, non è un'offesa. Però Eleonora praticamente conosce le motivazioni del perché Garcia sarebbe in stato confusionario, in stato confusionale, a caos nella sua testa. Vediamo se posso trovare una formula in maniera tale che non affrontiamo argomenti che qui non c'entrano nulla con il mondo del pallone. Diciamo che Garcia sarebbe in stato negativo, sta in confusione a livello mentale di gioco, perché ci sono delle situazioni che avrebbero deviato la sua attenzione mentale. Però io questo, allora, ma se sono cose private, esatto, bravo, no, perché poi c'è Bruno, noi della Roma ci facciamo sempre riconoscere, avete visto a Roma 1 il post derby nella trasmissione Michele Plastino come stava Candelà, alta anche lì, fermi tutti. Allora, no, ma infatti le cose private lasciamo, allora io ripeto, ci sono problemi di Garcia nello spogliatoio, è un conto. No, no, andiamo e ne parliamo poi fuori nella vita privata. Ma difatti, carissimo Vittorio, secondo me, poi posso pure sbagliarmi,
c'è qualche incomprensione non umana, ma a livello di prestazioni di gioco, cioè l'allenatore esplica la sua teoria e i ragazzi non riescono più a metterla in pratica. È qui che sta il bandolo della matassa. Quindi, carissima amica, non c'entra nulla quell'altra situazione che tu mi hai scritto, perché le situazioni private non è che possono incidere sempre negativamente sull'andamento professionale del mister e dei giocatori. Ti dico che io ricordo Paolo Roberto Falcao, senza dire nulla di particolare, che continuava a giocare come Cristo comandava, come un campione, pur avendo una situazione diversa sotto un altro profilo. Per cui questo discorso lascia il tempo che trova, però fa capire che qui a Roma andiamo sempre poi a cercare il pelo nell'uovo, il gossip, no, infatti, la curiosità, andare oltre. Il problema di Garcia, i problemi sono calcistici, cioè il fatto di non... Ma io credo che anche gli stessi giocatori, insomma, dovrebbero... io faccio un esempio, da quanti anni è? Da quando c'è Garcia la Roma non gioca mai con due punte, perché voglia che voi mi dite 4-3-3, ma 4-3 di che? Perché se lui i due esterni comunque devono fare avanti e indietro, cioè le due punte, il classico 4-4-2 per dire, no, noi non ci giochiamo mai perché sembra una bestemmia con Garcia. Cioè oggi, io faccio l'esempio, oggi entra Totti, io... siamo uno pari, mancano 20 minuti, comunque il Palermo negli ultimi 21 sembrava molto stanco, ma sarebbe stato un delitto dire a Totti stai vicino a destro? No, assolutamente. Giochiamo con due punte e magari dire alla squadra invece di far senire passaggi, buttiamo la palla in mezzo. Perché tra Totti buttiamo e destra... la palla in mezzo, abbiamo destro e Totti, cerchiamoli in continuazione. Può darsi che uno dei due l'avrebbe messa dentro, è vero. Proviamoci, cioè non è un delitto alzare il pallone e provare a buttarla in mezzo, perché negli ultimi 20 minuti, cioè il Totti che è entrato negli ultimi 20 minuti, ci avete fatto caso che rigiocava un'altra volta a centrocampo? Praticamente inutile, ma che entra a fare deve giocare a centrocampo a 20 minuti alla fine quando tu... che lì già c'è Pjanic a fare quel ruolo, deve entrare Totti che deve fare la punta, devi vincere la partita, dici a Totti stai in aria insieme a destro, dai una mano a destro, fate a spallate, fate quello che vi pare, dovete buttare la palla dentro, basta. Cioè, certe volte invece ne siamo, c'è troppa utopia nel calcio, no? Il Stefania, calcio fanno più dell'altri. Stefania ti scrive proprio una domanda ad hoc, ma è Totti che non vuole fare l'attaccante puro o è Garcia che si sta spegnendo piano piano e non ci sta capendo più nulla? Io credo che siano un po' tutte e due le cose, però un allenatore forte dice a Totti io sono allenatore e fai quello, basta, puoi chiamare, puoi essere Totti quello che vuoi, oggi mi servi lì. E Totti come l'ha capito con la Lazio, perché lì Totti l'ha capito che serviva la punta e doveva stare lì a farti due gol, magari insomma avrebbe capito anche oggi. Invece oggi lui che ha fatto? Ha cambiato gli interpreti, ma il modulo è rimasto il 4-2-3-1, destro davanti, Totti trequartista, hai fatto indietreggiare Pjanic, cioè, ma che servono tutte queste cose a 20 minuti alla fine? Allora, fa la punta a Totti, basta. Nando, che non lo so da dove scrive, ma penso che sia di Roma, ma quale razza di squadra da scudetto siete? Ma lassate perde, siete solo la squadra del Serfi e domani, eccolo qui, sì, allora avevo fiutato bene, domani noi batteremo il Napoli, abbasseremo la distanza con voi squadra che dovete vincere lo scudetto, noi che dovevamo andare in Serie B, voi vedete che se troviamo nella stessa posizione, ciao a tutti, però siete troppo simpatici, peccato che siete romanisti. Vabbè, ma questo è uno sfottò che ci sta, è carino e lo accettiamo, perché l'importante è non degenerare. Rispondiamo quindi con ironia dicendo comunque in questo momento ci sono ben 10 punti di differenza per Roma e Lazio, quindi è vero, Lazio una partita in meno, Vittorio, però ci sono ben 10 punti di differenza che non sono pochi. Comunque, però se la Lazio raggiungesse la Roma, quindi colma il gap dei 10 punti, vuol dire che la Roma è andata a picco, ragazzi. Sì, cioè, e poi non scherziamo, oggi che la Lazio è una bella squadra, perché ovviamente la Lazio è una bella squadra, io sono convinto che il Napoli arriva terzo, è da parecchio tempo che lo dico, ma alla fine secondo me il Napoli arriva terzo perché è superiore alla Lazio, come rosa, poi domani magari la Lazio vince 5-0, però io dico che il Napoli come rosa è superiore alla Lazio, comunque la Lazio sta facendo un grandissimo campionato. La cosa però che io vorrei dire a questo nostro grande amico che ci sta sentendo, e lo saluto,
è che il dramma vero non è questo campionato, è quello che sta accadendo tra Roma e Lazio, insomma, no? Questo divario che a livello societario, a livello di immagine, si sta comunque colmando, cioè, si sta allargando, perché è vero che voi con Lotito avete comunque un mondo. Noi credo che la Roma da qualche anno a questa parte si sta mettendo al tavolino con gente come il Manchester City, tratta giocatori con il Chelsea, tratta giocatori di un certo livello che fino a qualche anno fa per noi erano dei puri sogni. Oggi si parlava di Jovetic, si parla di Sala, che comunque è un giocatore del Chelsea, non è che gioca con una squadra sconosciuta. Quindi c'è, si parla di stadio per la Roma. Quindi c'è questo divario che c'è tra Roma e Lazio, che credo che con gli anni si allargherà sempre di più, e purtroppo questo i nostri amici laziali, amici nemici laziali, insomma, lo sanno, nel loro cuore lo sanno. Antonella, vogliamo dare una scossa alla squadra giallorossa? Questa è la terza persona che sta scrivendo un pensiero di questa maniera. Noi, siccome sono tutti garbati ed educati e corretti, qualcuno lo stiamo decodificando, lo diciamo. Allora, secondo Antonella, per dare la scossa alla squadra c'è bisogno di allontanare subito mister Rudy Garcia, prendere un altro allenatore, ma non uno scarto, un allenatore pure nell'ambito della S Roma, perché con un altro allenatore questa squadra riprenderebbe vigore. Allora, perché la gente, almeno alcune persone tra noi immensi tifosi romanisti, immensi come numero parlo chiaramente, e anche come grandezza d'animo di certi ce n'hanno un po' di meno, ma quello fa parte del carattere umano, no? Perché in mezzo a tutti noi tifosi c'è gente che comincia già a dire fuori Rudy Garcia. In finale siamo, ragazzi, secondi, un momento di appannamento ci può essere, l'importante è che non duri a lungo. Io do ragione a Antonella perché ha detto: il segnale della crisi, a parte le pallonate prese a Napoli, è la partita contro il Sassuolo, perché tutti a pensare che era per la gara successiva di Coppa dei Campioni che si stavano risparmiando, invece quelli erano già spompati. Per cui ecco da dove comincia la crisi della Roma. Allora, il colpevole, tra virgolette, a livello tecnico chiaramente, è Rudy Garcia e il suo preparatore atletico, che non devono fare altro che fare le valigie e tornare in Francia. Il preparatore atletico ha scritto un lenzuolo, sta signora o signorina? Ricordatevi che era quello di Pekovic, che ha fatto ammaccare mezza squadra laziale. Io, guarda, sul preparatore atletico con me sfondi una porta aperta, perché appena Roma lo prese io dissi: ma siamo pazzi, cioè questo è un preparatore atletico che ha sbagliato dovunque sia andato. Quindi dico: ma per quale motivo prendiamo questo? E purtroppo insomma ha dimostrato di non essere all'altezza. Per quanto riguarda Garcia, io aspetterei, insomma, non facciamo, anche perché allenatori in questo momento da prendere liberi, di grandi allenatori non ne vedo, mi sembra molto difficile. Come dicevi te, Roberto, abbiamo già tra tre giorni, abbiamo già una partita che è fondamentale. È diamine, no? Perché, guai a pensare che sia Sport Ombrelli, è un trofeo da cercare di vincere. Abbiamo l'Europa League, abbiamo ancora comunque un campionato da onorare, e perlomeno secondi bisogna arrivare, perché questo è il minimo, almeno il secondo posto che ci permetterebbe poi di entrare in Champions League direttamente, quindi anche quello è importante. Poi a giugno uno può valutare tutto, mettersi seduto. Io farei una cosa, sinceramente, io se fossi in questo momento Pallotta, io chiuderei un attimo Garcia e i giocatori negli spogliatoi, li chiuderei un attimo a chiave, perché non so se lo sapete, ma insomma in settimana i giocatori della Roma hanno discusso con la società il premio scudetto. E a me personalmente una cosa che a me ha dato molto fastidio. Pure a me, sì. Io parlo da tifoso e non da giorno, in questo momento da tifoso mi ha dato molto fastidio, perché tu comunque sei dietro la Juventus, stai a tre punti, stai a far ridere in questo momento, e tu, secondo me, non ti devi permettere in questo momento di parlare di soldi se vinci lo scudetto. Non te lo devi proprio permettere. Secondo Mauro che ci scrive da Infermetto, un salutissimo anche Mauro, ha detto: si è ricomposta l'atmosfera di quando Patrizio Polifroni chiamava Vittorio Bellucci per i commenti nel post partita, e se non ricordo male ogni tanto Patrizio Polifroni si incazzava come una bestia sulle cose che diceva Bellucci. Io non me lo ricordo questo, però chiedo a Vittorio se lo ricorda.
Ma io facevo incazzare parecchi, eh. Sì, eh. Allora io faccio... Io facevo incazzare parecchi. Allora io sono l'eccezione che conferma la regola a sto punto. Sì, no, tu sei una persona pacata, tranquilla. No, 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 io facevo incazzare parecchi perché poi io se c'era una persona che diceva una cosa che secondo me non andava bene, dicevo la mia e facevo incazzare parecchi, insomma. Quindi io ricordo, insomma, con Patrizio Polifroni si parlava di Sisigno quando lo presero. Io dissi chiaramente che era un pippone e c'avevo ragione, perché io dissi un difensore che ha alto 1,50 m, sinceramente in Italia lo vedo poco, e purtroppo insomma c'avevo ragione. E poi senti dire insomma delle cose tipo, ancora adesso sento parlare male di alcuni giocatori che vestono altre maglie che erano nostri, quando io invece dico magari ad averli ancora, magari ad averli qui a Roma. Io per esempio sarà antipatico, ma io faccio l'esempio di Chiellini, giocatore che noi ce l'avevamo tra le mani, l'abbiamo perso così, nonchalance, e secondo me insomma è un gran bel difensore, poi sarà antipatico, Mena, quello che prepara, ma insomma dammelo a me Chiellini, sì, che poi squadra, fino a che non è andato alla Juventus era più simpatico, e dal momento che ha indossato quella maglia che è cominciato a diventare certo. più antipatico. Io ricordo ai tempi d'oro quando ci diedero Del Sol e Zigoni e si presero Spinosi, Capello e Landini, e Spinosi e Capello fecero la fortuna della Juventus perché qui non sarebbero potuti rimanere per motivi di bilancio. Luis Del Sol, che poi riuscimmo a intervistare, eravamo giovanissimi all'epoca, mamma mia, dopo la fine della sua carriera disse che si era trovato meglio qui a Roma che a Torino, e si era rammaricato del fatto che era arrivato purtroppo alla fine della carriera, perché dice, a tornare indietro a Roma ci sarei andato prima, dove ho trovato la mia giusta collocazione e dimensione. E questo lo disse Luis Del Sol, ex giocatore giallorosso ed ex giocatore della Juventus, che era un regista di centrocampo che quando era giovane illuminava il gioco perché riusciva a giocare come pochi a testa alta. Nel momento che chiaramente è arrivato a Roma, era al termine della sua carriera, non correndo più, aveva sempre sti lanci, sti passaggi, però gli avversari lo anticipavano sempre. Ed è quello che capita a tutti coloro che sono alla fine della carriera. Allora, oggi come oggi, che tu non cedi più i tuoi gioielli alla Juventus, devi far quadrato, devi cominciare a trovare una logica probabilmente diversa fino a quella che hai usato oggi tu, allenatore. Probabilmente devi ristabilire delle gerarchie, devi cominciare a dire ai tuoi di cucirsi la bocca davanti a microfoni e taccuni, e questo lo dico pure contro il nostro interesse, perché poi così non sapremo più nulla. Anche lo stesso Garcia deve farla finita di parlare di scudetto, la deve far finita. Cioè questa parola non deve dirla più. Cioè è inutile che sta di ogni volta noi dobbiamo vincere lo scudetto, il nostro obiettivo è lo scudetto, il nostro obiettivo è lo scudetto. Porta male di ste cose, perché poi ti fai prendere in giro da tutta Italia. Ma ti prende in giro tutta Italia. Vittorio, però scusami, porta male perché in questo momento non stai rendendo, perché pure Allegri ha detto non è un gioco vincere lo scudetto, però ci stiamo provando e sono primi. Bravo, però allora però hai parlato di uno che allena una squadra che di scudetti ne ha 20, tolti i due, comunque 30? Sì, 30. sì, ne avrebbe 20. Che c'ha comunque dei trofei, c'ha un trofei, insomma c'ha una bacheca piena anche di coppe europee. Lui allena una squadra, ahinoi, dove le nostre bacheche ci sono le ragnatele. Quindi secondo me bisogna essere un po' più intelligenti nel senso, che degli spogliatoi tu devi caricare la squadra, ok? Noi puntiamo a vincere lo scudetto, devi caricare i giocatori, ma poi tra i giornalisti non serve che tu fai, sai, l'annuncio, anche perché purtroppo poi ecco, la squadra non ce l'hai per vincere lo scudetto, Robè, la squadra non ce l'abbiamo per vincere lo scudetto, non abbiamo la mentalità per vincere lo scudetto, ci sono giocatori troppo discontinui, troppo femmine, fammi passare sto termine, troppo femmine, che nel senso che aspettano, invece noi, guarda, l'esempio della Juventus, noi parliamo della Juventus, no, prendiamo i giocatori della Juventus, a livello di carattere, non voglio mettere dal punto di vista tecnico, caratteriale, io vi faccio i nomi, Chiellini, Bonucci, giocatori che comunque in mezzo al campo ti azzannano, Vidal,
Tevez, gente che in mezzo al campo è avvelenata per 90 minuti. Noi non siamo così, noi non abbiamo giocatori di questo tipo. E alla lunga tu magari puoi vincere il torneo andata e ritorno, per questo io dico, perché magari lì alla lunga quella cattiveria deve uscire fuori. Purtroppo noi non ce l'abbiamo, quindi è ora di cominciare a vedere anche Sabatini giocatori con queste caratteristiche, magari meno forti dal punto di vista tecnico, ma che hanno un carattere duro, un carattere forte. Noi abbiamo vinto gli scudetti, i pochi che abbiamo vinto, comunque con giocatori come Damiano Tommasi, che non era certo uno con i piedi eccezionali, ma era uno che in campo dava tutto, era un leone in mezzo al campo. Marco Del Vecchio era un leone. Cioè i 4, 5, 6 giocatori di quel tipo tu li devi avere in mezzo al campo, altrimenti non, tu 10 giocolieri non vinci. Noi di questa pasta, di questa cattiveria, noi abbiamo Strootman, Nainggolan, e poi ci devi pensare, De Rossi, pensa. Sì, poi bisogna riflettere, è vero. Allora, andiamo verso la conclusione di questo collegamento, apro parentesi, io ti ringrazio per la tua disponibilità, perché è capitato, non era programmato questo dopo Roma-Palermo, però, vista la situazione, vista tante altre cose, il direttore mi ha detto, te la senti di fare il dopo Roma, dopo Palermo-Roma, anzi, dico sì, dico provo a contattare Vittorio, proprio perché è un opinionista controcorrente rispetto al branco, insieme a Virgilio, insieme a Alberto Fiano, siete tutti standing alone, nel senso che esprimete liberamente il vostro pensiero. Dico, se Vittorio è disponibile, facciamo questo dopo Palermo-Roma, perché sì, all'inizio... Se la cosa è piaciuta potremmo anche ripeterla, sì, perché sì. Poi, Roma la vedo sempre. Guarda, dipende pure dai turni di servizio professionali che uno ha nella vita privata. Perché tante volte si può fare, tante altre volte magari non si può fare pur volendo. Però, e poi ecco, c'è un fatto che hai salvato anche il sottoscritto, non volendo stasera metaforicamente parlando, perché se il sottoscritto Roberto De Angelis avesse commentato Palermo-Roma, forse da domani non ero più il vice direttore della radio, perché cominciavo a cannoneggiare, perché non si può, lo avevamo detto oggi pomeriggio, non si può con il Palermo, e tutto il rispetto per il Palermo, noi non sottolodiamo nessuno, cara Maria Vittoria, il Palermo la rispettiamo come squadra, ma visto che c'è un divario tecnico da paura, sinceramente rimaniamo amareggiati. E ha ragione l'ascoltatrice quando dice anche oggi pomeriggio pure l'Inter è una squadra blasonata contro un Empoli, ma l'Empoli ha dimostrato come si gioca a pallone, hanno fatto le prove tecniche per la gara di Coppa Italia. Allora, se l'Empoli, attenzione, l'Empoli ha un grandissimo allenatore sconosciuto, l'Empoli è uno di quegli allenatori, è un allenatore che è arrivato molto tardi, ma se uno legge la sua vita e la sua biografia, è un allenatore che ha fatto tantissima gavetta e ha vinto dappertutto nelle categorie inferiori, ed è un allenatore che veramente, insomma, ha in mano un branco dei ragazzini, e l'Empoli gioca bene, tanto di applauso a sta squadra, giocano benissimo. Però ecco, tanto di applauso, però martedì bisogna batterli, ragazzi. Vedi un po', martedì bisogna batterli, ma non sarà una partita facile, non sarà una partita facile. Anche perché poi dopo l'Empoli ci aspetta la Fiorentina. È un'altra battaglia di poco. Io, guarda, spero solo una cosa, insomma, continuo a dire che la Roma ha comunque due obiettivi principali, perché io continuo a dire che lo scudetto, secondo me, non è roba nostra per quest'anno, purtroppo. Finché non prendiamo un giocatore di grande livello alla Cavani, uno di questi lì davanti, che ancora può vincere partite da solo. Ti chiedo scusa, Vittorio, ancora Stefania. Però Vittorio deve essere pronto a rimangiarsi le parole che dice stasera se la Roma vincesse lo scudetto. Grazie, se c'avevo il cappello me lo toglievo, Cara Stefania, io sarei il primo a dire, guardarmi allo specchio e dire in diretta, allora facciamo questa cosa Stefania, se la Roma dovesse vincere lo scudetto io dirò in diretta, guardate, sono un cretino, non ho capito nulla, lo dirò. Quindi spero di dire ragazzi, sono un cretino, non ho capito nulla. Dopodiché, dove si firma? Dopodiché, siccome la missione la dobbiamo fare insieme, festeggeremo perché qualcun altro dovrebbe dare le dimissioni da qualche carica della Federazione Italiana Gioco Calcio, insomma.
certo. Ci certo, sarebbe anche certo. Quello. Allora, a voglia fa selfie lì. Certo. Diventiamo no, un po' goliardici. La Roma, ti dicevo, ha questi due obiettivi che sono principali, che sono la Coppa Italia, che comunque è un trofeo, e l'Europa League, che è difficilissima, comunque dovere provarci. Guai a snobbare questi due. Continuiamo anche nel campionato ad andare avanti, però facciamola finita di dire noi siamo la squadra. Io sento ancora dire la gente la Roma è la rosa più forte, la squadra più forte, la squadra da battere. Non è vero, la Roma sta a 5-6 punti sotto la Juventus, quindi anzi ne ha 2, ma io già dico 5 per domani, quindi ha 2 punti sotto la Juventus, quindi non è la squadra più forte in questo momento, è la seconda del campionato ed è una squadra in grande con un'involuzione di gioco, e questa è la cosa che ci sta preoccupando, no? Perché da un po' di tempo a sta parte la Roma non gioca più come prima, e la cosa che ci preoccupa è questo, perché tu a Palermo puoi anche pareggiare, perché una partita può anche succedere, ma in 90 minuti non puoi fare mezzo tiro in porta contro il Palermo, una partita fondamentale per vincere la gara. E quello è il problema, hai detto bene te, passaggi orizzontali, tic tac toc tic tac duc, passa un quarto d'ora, questi quando vanno a attaccare? Mi sembra ogni tanto, non so se questo paragone può reggere, dimmelo te, mi sembra di rivedere per certi tratti la squadra dei passaggetti di Luis Enrique. Bravo, no è vero, vero, la stava ricordando anche a me questa cosa, perché poi quella lentezza, la lentezza che abbiamo è una lentezza veramente che ti fa addormentare, ma oggi se uno rivede la partita dai il recupero, ma 5 minuti di recupero, quindi anche un recupero sostanzioso, abbiamo il pallone noi continuiamo a giocarlo, tic tac tic tendi indietro la story, Yanga viva, Ole basa la vita indietro la story, cioè dico ma ragazzi mancano 3 minuti alla fine della partita, ma vogliamo buttare sta palla a mezzo? Cioè ma neanche adesso proviamo al tasto pallone e preghiamo, dico speriamo che si fanno gol da soli, cioè no, continuiamo a passare la palla senza far un tiro in porta anche nel momento del recupero, cioè io rimango allibito, e lì l'allenatore dovrebbe essere, Dio buttiamo sta Totti, vai avanti, butta, ma quante volte abbiamo visto allenatori che addirittura spostano il difensore centrale, che di solito è forte di testa, fare la punta, sì, va a fare il centravanti e aggiunto, la squadra a palla lunga su di lui, è vero. Ci provava ogni tanto il greco difensore centrale che ha giocato tanti anni fa con noi, Traiano, quando... Dellas. E come no, Dellas tentava sempre, perché poi era bello massiccio, cioè io quando l'ho visto a bordo campo metteva paura, insomma, non è che... Giocatore scarso, però di un grande carattere, ecco, Dellas aveva il carattere, era uno comunque in campo che era un leone, però era scarso come giocatore mediocre, insomma, era uno che dava tutto. Andrea ci sta scrivendo che è quasi ufficiale l'acquisto di Santon, dove l'ha sentito non lo so, però ecco, che è successo? Scusate, chiedo al di là del vetro. Ah, ne ha parlato pure il TG.com, Sport Mediaset, praticamente, però io per il momento non so di nessuna trattativa che sta andando avanti con Santon. So invece quello che ha detto Vittorio Bellucci, che sta andando avanti quella con Jovetic. Ma è Santon l'uomo che serve alla Roma? Possibile? Guarda, Santon è un giocatore che sta bene sia a destra che a sinistra, è un ragazzo che comunque ha buone doti, in Inghilterra ha fatto bene, è un altro giocatore che comunque ha dei problemi fisici, è un giocatore che molto spesso è infortunato, però è un giocatore, insomma, che può far bene alla Roma. Io sono contento perché, insomma, è un giocatore che può far bene alla squadra giallorossa, perché può far bene sia a destra che a sinistra, quindi potrebbe essere un giocatore importante. Ma la notizia comunque, Roberto, io la volevo dire oggi pomeriggio, mi sono dimenticato, è anche quella bella, è di Balzaretti, che gioca con la Primavera. Era ora, meno male, meno male. Notizia, ma rivedere Balzaretti in campo con la Roma sarebbe una gran bella cosa per tutti, non solo per il giocatore, per l'importanza del giocatore, perché secondo me l'assenza di Balzaretti è stata sottovalutata un po' da tutti, ma anche per lui, per l'uomo, perché è veramente, insomma, una persona squisita, quindi magari sarei felicissimo di vedere Balzaretti in campo con la Roma. Ecco, diciamo che nell'immediato futuro potrebbe dare il suo contributo, e poi magari a fine campionato devi provvedere anche lì, certo. Quel lato, perché c'è bisogno di ricambi. Forse il difetto
di questa città, di noi romanisti, e che ci affezioniamo troppo alle persone. Allora, quando è arrivato il momento che devono uscire di scena dalla squadra giallorossa, cominciamo tutti quanti a tirare calci. Però forse dovremmo cominciare a capire che c'è un'evoluzione anagrafica sia dell'essere umano sia del calciatore, che è essere umano pure lui, per cui se a 23, 26, 27, 28 dà il meglio di se stesso, quando comincia ad arrivare a una certa età ci vorrebbero subito dei ricambi appropriati. L'errore, per esempio, su Maicon fu quello tanti anni fa di aver sorvolato sul suo eventuale acquisto. Si inserì l'Inter, se lo portò via e guardate che cosa ha fatto Maicon per 6 anni nell'Inter. Noi lo prendiamo a distanza di tempo, è chiaro che non è più lo stesso Maicon, ragazzi, bisogna rifletterci sulle cose. È un infortunio dai quali prima guariva prima, dal quale prima guariva prima, adesso è più lento il recupero perché il giocatore ha più anni, è di stazza grande, quindi fatica molto molto di più a recuperare, è un dato scientifico inconfutabile. Ma sai, Roberto, comunque se la Roma dovesse prendere Santon, torniamo al discorso fatto nel pomeriggio, se tu pensi, no, allora Santon potrebbe essere comunque anche un terzino sinistro, quindi avresti Olebas e Santon, a destra tu avresti Maicon, Torosidis, se mi riprendo Cevai, torniamo lì a battere, mi riporto Romagnoli a casa e tu praticamente in difesa sei a posto. In difesa senza spendere tanto sei a posto, perché ti riprendi Cevai che è tuo, che è un ragazzo che è forte, ti tieni Maicon, Torosidis, Santon, Vittorio, e hai comunque Castagne che l'anno prossimo torna, Astori, Manolas, Romagnoli e Yangabiwa, quindi hai una difesa che è a posto. Vittorio, su Cedevai non mi arrivano notizie buone, nel senso che stanno trattando la cessione, per cui e poi come dici te lo vendono a 8 milioni, quindi ci farebbero 3 milioni di incasso alla fin fine, perché lo pagarono 5. Se quel ragazzo diventerà un pilastro fondamentale della difesa della squadra tedesca del Bayer Leverkusen, e metti caso che Leverkusen lo rimettesse sul mercato, lì 60-70 milioni di euro partono come bruscolini. Stiamo parlando di un ragazzo del 95 che gioca titolare in Germania, titolare non lo avevano mai. E che Garzia non vedeva, ecco dove sta il punto. Ma hai visto? Ma oggi, per esempio, il Paredes visto oggi, secondo me è un giocatore che poteva anche aver giocato qualche partita in più in alcuni casi, quando vedevi un giocatore stanco, perché ripeto, a me è piaciuto nella mediocrità della squadra, lui ha cercato, si è visto comunque che ha tentato di dare una scossa nel suo piccolo, quindi era un giocatore che aveva voglia di fare, quindi a me è piaciuto, sono convinto che sia un ragazzo interessante, a 20 anni, argentino, un giocatore che poi ho visto anche entrare in scivolata, quindi magari è un giocatore anche di temperamento, in Argentina è un giocatore che ha segnato già parecchi gol anche dalla distanza, ecco, lui ci ha provato dalla distanza un tiro centrale che Sorrentino ha bloccato, quindi diciamo che lui ha dimostrato di essere un giocatore valido. Io sarei curioso di vedere anche Ucan una volta in campo, adesso è infortunato, Sanabria, mi piacerebbe vederli, perché io vedere un Iturbe in questa condizione, io non credo che Sanabria sia inferiore ai Iturbe di questo Iturbe, cioè non ci voglio credere. Un Iturbe no, così è veramente è inutile. È una brutta copia dell'Iturbe che conoscevamo a Verona. Vittorio, sono rimasti 2 minuti di orologio perché poi si stacca la connessione di Stapp Radio, per cui facciamo il pensiero conclusivo in 1 minuto per Roma-Empoli di Coppa Italia e poi passiamo ai saluti. Roma-Empoli in un 30 secondi, partita importantissima da vincere, mi aspetto non un turnover massiccio, assolutamente, mi aspetto una squadra, qualche piccolo cambio, 3-4 cambi, ma insomma Garcia deve puntare alla Coppa Italia così come deve puntare all'Europa League, e quindi guai a snobbare questa partita, perché di fronte abbiamo una squadra che sgombra di testa, perché l'Empoli sta facendo un campionato eccezionale, viene all'Olimpica a giocare la sua partita, se perde è normale, se vince fa un miracolo, quindi sarà una partita molto molto difficile.
Vittorio Bellucci, grazie per essere intervenuto, della tua cortesia e disponibilità. Ti auguro buona domenica, perché da 2 minuti siamo già a domenica 17. Alle 12.30 ci sarà l'altra squadra della capitale che giocherà contro il Napoli, e sarà anche lì una partitissima. E poi domani sera abbiamo questo, anzi stasera a sto punto, avremo Juventus-Verona, che ahimè sarà secondo me telecomandata, nel senso che si può giocare tranquillamente uno handicap che la Juventus vince con 2 o più gol di scarto. Poi i miracoli possono sempre accadere. Ti mando un grandissimo abbraccio e grazie di questi momenti magici che abbiamo passato da oggi pomeriggio. Sempre Forza Roma, quello è indiscutibile. Buona domenica ancora. Ciao, grazie, 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 buona domenica a te e famiglia. Grazie anche alla tua. Ciao, ciao, ciao. Un ringraziamento al simpaticissimo Vittorio Bellucci, che si è prestato questa sera in questo lungo editoriale. Avevamo previsto soltanto un 10 minuti di collegamento. Ringraziamo il direttore Stefano Tini, che ha detto che si poteva andare avanti, ma presi dalle discussioni sulla Roma non ci siamo più fermati. Anche perché, come vedete, cerchiamo sempre di essere al di sopra delle righe, osannare, glorificare la nostra squadra quando gioca bene, quando gioca meravigliosamente. Quando le è stata rubata la partita allo Juventus Stadium, lì sì, da Roma-Sassuolo in poi le partite alla Roma non sono state più rubate, assolutamente. La squadra ha un'involuzione a livello tattico, a livello di gioco, a livello di forza fisica. Allora delle responsabilità ci saranno pure. Rispondo a tutti coloro che mi hanno detto: ce l'avete contro Totti, ce l'avete contro Garzia. Noi non ce l'abbiamo contro nessuno, perché se già da domenica prossima contro la Fiorentina l'appannamento se ne andrà, per noi sono tutti buoni. Abbiamo delle perplessità calcisticamente parlando sul preparatore atletico, però noi ragioniamo da fuori, ragioniamo dall'esterno, e a volte è troppo facile ragionare dall'esterno. Speriamo di sbagliarci, ma secondo noi questa preparazione atletica comincia a essere deficitaria. Io ringrazio tutti dell'ascolto, speriamo di non essere stati troppo tediosi, però quando si deve parlare anche delle negatività della squadra della Roma, questa è la Roma, è minuto 91esimo, sono a disposizione anche per questo. Non possiamo osannare quando non ci sono i motivi per osannare. Per il momento è tutto, un grazie da Roberto De Angelis e, come dico io, dal più giovane al più vecchio, tutti orecchio all'apparecchio. E da domani ci saranno i prossimi appuntamenti. Penso che l'amico Norberto Nicolai, dopo la partita Lazio-Napoli, sempre per minuto 91esimo, preparerà il post Lazio-Napoli con tutti i suoi ospiti. Ringrazio tutti quanti voi ancora di nuovo per l'ascolto e la più cordiale e serena buona domenica.